persona come tante altre, con un sorriso che sa contagiare, la musica, lo sport e poi gli amici, la gioia di giocare e camminare, non io ma Dio, non io ma Dio. Corpo vivo e santo lo attrae, non esita a lasciarsi affascinare, e poi l'incontro con il suo Signore, ed un amore che lo fa cambiare, non io ma Dio, non io ma Dio. Quel pane quotidiano sceso in terra e fatto uomo, è Dio per noi. Del suo abito regale si è spogliato e fatto carne, Dio con noi. Questo è il miracolo più grande mai avuto sulla terra, è Dio per noi. Questo è il miracolo più grande, è Dio in noi. Eucaristia, autostrada per il cielo. Eucaristia, Lui è qui, è presente davvero. Questo pane è il ponte dal cielo. Chi ne mangia non muore. Siamo attesi in cielo, tristezza è lo sguardo in se stessi, felicità è lo sguardo verso Dio, non io ma Dio, non io ma Dio, non io ma Dio. Tutti noi nasciamo originali, molti muoiono da fotocopie. Se il nostro sguardo è alto al Signore, è solo gioia che non può finire. Non io ma Dio, non io ma Dio. È il suo corpo che unisce cielo e terra e pervade il creato. Sarò presente tutti i giorni, questo è il corpo mio donato, io sono qui. Questo è il miracolo più grande mai avuto sulla terra, è Dio in noi. Questo è il miracolo più grande mai avuto sulla terra, è Dio in noi. Eucaristia, autostrada per il cielo. Eucaristia, Lui è qui, è presente davvero. Questo pane è il ponte dal cielo, chi ne mangia non muore. Eucaristia, autostrada per il cielo. Eucaristia, Lui è qui, è presente davvero. Questo pane è il ponte dal cielo, chi ne mangia non muore. Buongiorno e bentrovati qui su Maria Vision. Siamo in collegamento ancora dagli studi di Assisi e oggi, come abbiamo già promesso, come nei social avete già visto, nei nostri social, ma anche nelle promo che mandiamo nella nostra televisione, abbiamo una grande, graditissima ospite con noi nei nostri studi. E ve la presento perché è la carissima amica Safiria Leccese, la buongiorno. Nostra carissima amica. Benvenuta, buongiorno, Safiria. Marco, buongiorno a tutti voi che ci seguite su Maria Vision, grazie per l'invito.
Ma l'invito questo era fisiologico perché con Sofia è nata un'amicizia molto, molto bella. E, come dire, ci siamo trovati quasi subito in sintonia e perché Sofia ha un cuore pieno di Maria, lo possiamo dire. Io non lo dico mai. Lo dico io, ne prendo la responsabilità io. Quindi prendi tutta la responsabilità di quello che dici io. Ok, dirò, te lo dico non io. Dirò nulla così niente potrà essere usato contro di me. E come detto, insomma, questa è la tua casa fisiologica, perché insomma Maria Visione è la televisione di Maria, quindi noi quello che facciamo lo facciamo con, affidandoci ovviamente alla Madonna, con i mezzi che abbiamo e con quello che possiamo fare. Bene, Safira. Mi sembra molto. Adesso entriamo a parlare un attimo di te. Parliamo innanzitutto di Assisi, il tuo rapporto con Assisi. Prima volevo dire una cosa, Marco, perché sì, magari tu anche per, come dire, per non incensarsi da soli non l'hai detto, però noi abbiamo scelto insieme di cominciare questa nostra chiacchierata con la canzone che Marco ha scritto e ha cantato per Carlo Acutis. E perché? Perché oggi ci troviamo qui a parlare di questo libro che ho scritto, che ha questa controcopertina che forse vale più della copertina, cioè è il momento in cui una vita è ordinaria, come sono tutte le nostre, è visitata dallo straordinario. Allora c'era sembrato che oggi, che proprio si celebra l'anniversario della nascita al cielo di Carlo Acutis, questo ragazzo che è morto nel 2006, qui è legatissimo ad Assisi e che ora è qui ad Assisi, oggi sarà la cerimonia, certo, e credo che la vostra televisione la seguirà proprio in diretta addirittura. Ecco, ci sembrava che proprio fosse perfettamente in linea con le storie che noi andremo un pochino così a raccontare, a condividere, ecco, senza nessuna pretesa di insegnare nulla. Ecco. No, io ovviamente lo scopriremo insieme a Safira, perché poi entreremo proprio nel dettaglio del libro. E Safira, come ben sapete, come molti di voi già la conosceranno, perché tu hai condotto una rubrica molto bella che era La strada dei miracoli su Rete4, che ancora io, lei lo sa, insomma, ne sono restato affascinato per come l'hai condotta, per i contenuti che hai portato, che sono stati davvero straordinari e belli. In questo libro poi adesso, con l'occasione, ne parleremo, entreremo nel dettaglio. Allora, iniziamo a parlare intanto di questo libro, Safira. Come è nato? Come nasce questo libro? Ah, intanto io subito, così abbiamo detto che sì, io ti potevo prendere in giro. Prendimi detto, in giro, no? Vai. No, okay. Perché allora Marco, scusate, così poi voi sapete anche qui come funzionano le cose a Maria Vigilia. Sì. Marco dice, scusami, ma allora tu fammi cantare, però non puoi chiedermi di intervistare te, perché giustamente una persona di professione fa il giornalista, è abituato, brava, che semmai io intervisto Marco. E ci siamo andati vicino nel 2000 alla GMG, sì, ma quella poi era una situazione particolare, è un'altra storia ancora, ci dobbiamo rivedere un'altra volta. È un'altra puntata. Ha detto, no, ma tu non mi puoi chiedere di intervistarti. Allora ha preso due appunti, che sono due. E sono scritti. Ho detto, adesso facciamo come quando ci vediamo normalmente, parliamo delle storie, come parliamo di mille storie. Sì. Queste storie sono le storie come potrebbe essere la mia e la tua. Sì. Quindi come le ho scelte, diciamo che è la curiosità che viene sempre, perché questa trasmissione a cui tu facevi cenno, di cui, se mi consenti ancora, ringrazio l'azienda, perché poi questo libro è stata come idea una costola della trasmissione, quindi ancora ringrazio Mediaset, perché attraverso l'opportunità di quella trasmissione, che devo dire è andata molto bene in prima serata per più di un anno, e poi questo libro ne è stata una costola. Ma le storie che sono dentro, Marco, sono 9 e sono una parte soltanto 2 sono venute nella trasmissione. Le altre 7 le ho trovate in giro per la vita, come tu prima di venire qui mi raccontavi non solo la storia di Carlo, che proprio oggi è il suo giorno, anche la storia di un'altra bimba, tutte storie che partono come tutte le nostre vite ordinarie, perché alla fine, voglio dire, ci sono delle coordinate del nostro passaggio umano che sono uguali per tutti, a prescindere se poi uno più soldi, meno soldi, più intelligente, più cultura, meno cultura. Quindi sono tutte partono ordinarie nel senso più bello del termine. E le ho trovate in giro per la mia vita. Quindi sono delle storie che ho scelto come se un giorno mi dicessero, guarda, ma vuoi scrivere un libro? Che poi tutto questo libro è stato oggetto di una trattativa
A me piace sempre coltivare il sentimento della gratitudine, no? E questo libro io lo devo tanto all'editor di Mondadori PM di allora, che adesso è andata a dirigere un'altra casa editrice che si chiama Roberta Russo, che è, appunto per conto di Mondadori PM mi è stata dietro tipo stalker. Cioè questa trattativa è cominciata, fai conto, ad aprile ed è finita a settembre. Ah, quindi cioè, è stata... Sì, sì, proprio perché io ho detto no, ma io non voglio scrivere un libro. Non cioè, avevi intenzione di scriverlo? Assolutamente no, anche perché io ho abbastanza repulsione del fatto che ogni giornalista appena fa qualcosa di diverso o di più, o di appunto diverso, diciamo, non di più del telegiornale, si sente in dovere di scrivere un libro. Ma quindi la prima cosa è che non c'era bisogno che un altro giornalista scrivesse un altro libro. Evidentemente. E quindi io l'ho detto a Roberta, ho detto Roberta, dico guarda, lei ha detto ma no, ma invece ci sono i contro... Quindi è cominciata questa trattativa, ma avendola io abbastanza sfinita, pensavo che lei mollasse poi l'osso. Ma grazie al cielo non l'ha fatto. E comunque, ed è tornata alla carica. Le storie di chi non molla l'osso ti hanno segnato la vita, se non sbaglio, poi sì, potresti dirlo. Vedo che anche il libro quindi ne è frutto di questo. Sì. Ha mollato l'osso, quindi è andata avanti. È andata avanti, è tornata a telefonarmi, perché io la prima telefonata l'ho ricevuta, me lo ricordo ancora, in treno. Dice, ma vuoi... Dice, mi chiamo così, così, chiamo per conto di Mondadori PM. Dice, no, perché pensavo, un bel libro. Finisce la storia che io dico, ma guardi, io... bambino piccolo, sto conducendo una trasmissione di prima serata che dura 3 ore e 40, la conduco da sola, quindi immaginatevi in diretta, quindi diciamo l'impegno. La conduco peraltro in una città che non è quella dove vivo, quindi... Insomma, dove giravi? Milano. A Milano. I nostri studi erano a Milano. E quindi insomma era molto... Lei è tornata, alla fine facciamo questo benedetto incontro, non posso dimenticarlo, il 18 settembre a Mondadori, nella sede di Mondadori a Segrate. E io comincio a mettere una serie di paletti, perché ho cominciato a dire, ma io sono una giornalista, quindi voglio che le storie siano vere. Ovviamente. Perché non si possono, cioè, romanzo è un altro genere, bellissimo, ma un altro genere, che non era il mio in quel momento. E non lo è neanche adesso, peraltro, perché io amo talmente la vita vera che secondo me c'è più del romanzo dentro la verità. E quindi devono essere tutte vere, le devo scegliere io. E ogni passaggio mi dicevano sempre di sì. Alla fine sì, alla fine lo devo fare. Vogliamo dire che è una strada in qualche modo che qualcuno se l'ha preparata davanti. Sì. Come anche la rubrica che hai fatto sulla strada dei miracoli, sì. In qualche modo te la sei trovata pronta davanti. Come anche la tua esperienza di fede, in qualche modo te la sei trovata. Quella non ne parlo, okay. Quando noi andiamo a mangiare la pizza parliamo di cose che davanti alle telecamere io non parlo. Non si possono raccontare, certamente. Però insomma, ecco, quindi nasce anche, quindi questo libro nasce da, diciamo, da un'insistenza che però ovviamente porta dei contenuti importanti. Queste sono 9 storie che tu hai in qualche modo hai accertato, ce ne vuoi parlare, vuoi iniziare a... Io le avevo già incontrate per la verità, Marco, sì. Cioè nel senso che questo libro mi ha dato l'opportunità, sempre ripeto attraverso tutta questa serie di ringraziamenti che ho fatto, di tirare fuori delle cose che così come nella vita uno va conoscendo, una volta perché lo conosci, una volta perché ti scrivo, una volta perché ti racconto, una volta perché ti invitano e vai a un evento lontano da dove vivi e conosci altre persone che ti raccontano storie straordinarie. Quindi cosa è successo? Che quando io ho detto vabbè, allora a questo punto veramente devo scrivere il libro, ho avuto la difficoltà di sceglierle le storie, perché io ce le avevo già pronte così, capito? Tanto, nella mia busta della mia vita c'erano già una serie di storie interessanti. Quindi si trattava di sceglierle, cioè di non mettere insieme delle cose, ma cercare di costruire qualcosa di organico, per quanto ognuna può essere letta per conto proprio, perché sono tutte storie da una ventina più o meno di pagine l'una. Uno può anche leggerne una e basta, o può leggerle tutte, oppure ne legge una oggi e un'altra tra un mese, perché sono tutte a sé stanti. Certo. Come se uno racconta la tua vita, è a sé stante da quella di un'altra persona. Hanno un inizio, una fine, essendo vere. E quindi io ne avevo molte di più di quelle che ci ho messo dentro. Quasi ci scappava più di un libro, quindi, insomma. Sicuro. Sicuro. Poi adesso che è passato del tempo, ce ne scapperebbero... Non è da escludere una seconda edizione, allora, perché se ce ne sono così tante... No, io penso, infatti, che sta maturando un tempo...
mi piacerebbe una cosa che c'è la strada che continua, no? Oppure la strada, io ho sempre pensato a questa cosa, quanta strada ho incontrato raccontando la strada, questa che stiamo facendo adesso in onda e che siamo in diretta, anzi possiamo approfittare per dire... dobbiamo dirlo, sì, che io ho dimenticato perché l'emozione, sono emozionato, lei lo sa, l'ho detto dalla prima puntata, che cioè la prima della prima puntata che era in un dalla prima telefonata, l'hai dalla prima telefonata, sì, e quindi ci siamo dimenticati di dire comunque che siamo... Potete chiamare, adesso Christian dalla regia ci manderà nel sottopancia, eccolo, lo mette sempre nel sottopancia mio preciso, proprio all'altezza della mia pancia, è tutto casuale. La linea dei contatti. Sì. Questa è la linea telefonica dove al call center avremo una persona che ha risposto, ma potete intervenire e fare qualche domanda in diretta, certo. Approfittiamo della presenza di Safiria che è così gentile e ci onora della sua presenza qui nei studi. Abbiamo anche il tablet che ultimamente abbiamo sperimentato e funziona anche molto bene. Possiamo anche ricevere i messaggi sempre nel sottopancia. Ecco il 349. Possiamo dire il numero così nel frattempo se lo possono segnare 349, visto che tanti sono in streaming, no Marco? Sì. 349-937-0847, che questa è una cosa che di quando lavoravo in radio mi piaceva da tantissimo. Sì, Per i vari trascorsi ho lavorato anche in una radio notturna, ma non è importante adesso dici dove ho lavorato, ma ho lavorato in una radio notturna dove la cosa più bella era questo filo diretto, quindi adesso averlo qui... Noi siamo qui, se ci volete sentire, chiamare, noi siamo felici. No, ci fa piacere, perché anche magari è un'opportunità per fare qualche domanda a Safiria, che tornerà sicuramente a trovarci anche prossimamente, perché Assisi ormai sei legata, lo possiamo dire che sei legata ad Assisi? Possiamo dire che siamo legata senza dire perché. Beh, sei legata ad Assisi. Sono legata. Cioè, ci sono rapporti d'amicizia che ti legano a tornare ad Assisi. Ho tanti amici qui e sicuramente diciamo che... La strada di Francesco, di San Francesco, è una strada che non servo io a dire che porta frutti nel mondo ancora oggi nel 2019, no? Sì. E quindi poi lega anche tante amicizie, tante storie, e poi anche con la trasmissione stessa siamo venuti qui a raccontare delle storie legate a San Francesco. A proposito, una nostra cara amica comune venne, Sor Graziella, però la sua storia non l'ho messa nel libro. Sì. È che una storia anche la sua sarebbe interessante. La sua storia era assolutamente da libro, cioè la sua storia era assolutamente nel libro. Non l'ho messa proprio perché ho detto va bene, ma è una religiosa. Poi sai, quando le storie sono così infieri devi avere anche quel rispetto, perché non sai mai se poi è meglio che vengano scritte in un libro, meglio che... E quindi insomma queste storie invece sono storie di padri di famiglia, di ragazzi... Anche di bambini, perché c'è la storia di Dario che è un bambino. Sì. E quindi tu mi avevi chiesto come le ho scelte e dopo 20 minuti non ti ho ancora risposto. Detto, siamo già 20 minuti. Sì, proprio i tempi del telegiornale, allora ce la stiamo prendendo comoda. Ce la prendiamo comoda, anche perché, guarda, questa la nostra è una televisione che non ha pubblicità, non so se ti troverai un po' fuori con i tempi, no, perché io siamo proprio, aperti. Ecco, guarda, siamo mi sembra liberi. Di stare in un salotto, mancava il caffè che scusa che io amo tanto. Si può anche fare. Allora, no, rispondo alla domanda, come le ho scelte queste storie? Le ho scelte attraverso un filo rosso. Questo filo rosso, Marco, è stato tutto di storie che avessero in comune un momento, un evento, una situazione. Per alcuni è stata di dolore, per altri è stata di gioia, per altri è stata di semplice vuoto, che tutti possiamo sperimentare in momenti normalissimi della vita, anzi... Delle volte io stessa ho sperimentato un vuoto che è arrivato proprio nel momento che doveva essere di massima gioia. Mi è capitato mai quando uno dice, ah, io sognavo di avere questo, quando arrivi fa, ma e era tutto qua quello che io sognavo. Per esempio per Marco la storia è cominciata da un vuoto, quindi tutte però sono accomunate da un momento che ha segnato un cambio di passo, come lo chiamo io, un prima e un dopo. Poi se andiamo a guardare le nostre vite, se uno non c'ha più 15 anni e non ce li abbiamo più, spesso, anche nelle vite dei nostri amici, c'è un prima e c'è un dopo. Quindi questo è stato il filo rosso di come io le ho scelte. E poi chiaramente, diciamo, storie anche che quando me le hanno raccontate mi avevano segnate. T'hanno colpito in particolare. Sì. Ma io qui vedo diverse storie, tra l'altro...
ci incuriosiscono, perché sarebbe bello magari anche accennarne qualcuno se tu vuoi liberamente. Abbiamo per esempio, tu qui parli sulla presentazione proprio, sulla prima pagina, la forza da preghiera per uscire da un lutto improvviso, il miracolo di un basso di un basso rilievo di Cristo con inspiegabile che inspiegabilmente suda lacrime di sangue. Poi abbiamo un malato di SLA che ricomincia a camminare a Međugorje, una neonata che guarisce dalla spina bifida, sì, un bambino in coma che si risveglia dopo aver sognato Padre Pio. Sì. Allora, questa storia, questo lo voglio dire perché è molto molto bello quest'anno. Vai. Che sono, diciamo, siamo nel centenario. E, questa è l'ultima che hai nominato, sì, del miracolo della bambina, di Padre Pio. Padre Pio. E, è proprio il miracolo per la cui intercessione Padre Pio è diventato santo. Ah, quindi questo è un miracolo accertato, che tratta proprio del miracolo di Matteo Colella, e che ha reso la cui, appunto, per la cui intercessione, perché i miracoli li fa il Signore, però per la cui intercessione Padre Pio è diventato santo. Questo bimbo, che adesso è un ragazzone che mi supera di un bel po', è Matteo Colella, che tu dovresti ricordare molto bene, perché l'anno in cui l'Emmanuel è diventato l'inno della GMG nel 2000, il piccolo Matteo, allora era piccolo Matteo Colella, si stava facendo la comunione per le mani di Giovanni Paolo II, quindi vedi le storie della vita. Questo bimbo che viveva a San Giovanni Rotondo e vive ancora, anche se ora gira un po' l'Italia perché fa un bellissimo lavoro in cui aiuta gli altri, e aiuta dei bimbi con la sindrome dell'autismo, con una terapia a cui sta collaborando insieme a suo zio. E quindi, per dire, io vi racconto queste cose per dire che tutto è ancora in fieri. Queste storie sono tutte di persone viventi, escluso due, sì. Questo è importante, perché poi sì, chi ce le ha raccontate le ha, chi me le ha raccontate le ha ricorrette. Quindi con la casa editrice, tra i vari paletti, io gli avevo detto anche: sappiate che dobbiamo mandare le correzioni, quando ci ritornano voi le avrete e le dovrete pubblicare come ce le hanno corrette. Questa è anche ulteriore garanzia di quello che è scritto, che sia assolutamente di veritiero e conforme veramente a... La casa editrice ha anche tutti i faldoni medici, che ovviamente nel certo, libro non ho messo, nel libro troverete, certo, per chi avrà desiderio di andarselo a guardare, un bel piccolo book fotografico con le foto più significative che i protagonisti ci hanno voluto regalare, quindi una pagina ciascuno è dedicata alle foto. Allora, vi stavo dicendo di Matteo, questo bimbo che a San Giovanni Rotondo, un bimbo normalissimo, figlio di un medico, abbastanza scettico peraltro sulla fede, Antonio, è una persona simpaticissima che ancora, non vi pensiate che stia lì a sgranare quattro rosari al giorno, ha una sua fede particolare. Una mamma, Maria Lucia, una bellissima donna insegnante, e un fratello più grande. E un giorno Matteo torna da scuola, anzi la maestra chiama prima Maria Lucia e poi Antonio, perché Matteo si comincia ad avere dei sintomi strani, che c'aveva un po' di febbre, gli faceva un po' male la gola, ma Maria Lucia lavorava a mezz'ora dove abitavano, quindi sì, Foggia, e diceva: vabbè, il papà era lì nell'ospedale di Padre Pio, diceva: vai tu, Antonio, a San Giovanni Rotondo, vai tu che sei medico, Antonio lo va a prendere, e comincia a vedere questi sintomi molto molto strani. Quando Maria Lucia sta per uscire da questa riunione di scuola, già riceve l'altra telefonata di Antonio, quindi fa questa strada, Foggia, San Giovanni Rotondo, in uno stato d'animo che io ho tentato di descrivere nel libro, ma come dico da un'altra parte, ci sono dei momenti, penso Marco, che solo chi li ha vissuti ha diritto a parlarne. Quindi io ho cercato di dire con lei, ho detto: ma dimmi tu. Sì, perché dire l'angoscia, sì, l'angoscia, ma l'angoscia di una madre che ha un figlio piccolo, che c'è qualcosa che anche tuo marito medico non riesce a capire, di questa febbre che sale. Pensate che cosa succede, che Maria Lucia va a casa, va da Matteo, lo bacia, lo abbraccia, mentre lo bacia il pigiama che c'aveva si scosta dal collo. Lei vede dei puntini, siccome aveva fatto qualche anno di medicina e lì aveva conosciuto quello che poi sarebbe diventato suo marito,
Lei si ricordava che loro avevano studiato una sindrome incredibile che io non so ripetere nel libro, certo. Me la sono dovuta far scrivere da loro, nel libro c'è scritta precisamente, ma è una sorta di... è come se fosse diciamo un ceppo della meningite fulminante. Quindi urla, capisce quello che sta succedendo, col marito infagottano Matteo, lo mettono, lei lo mette sul sedile davanti e vanno all'ospedale Casa Sollievo. Ma la situazione diventa subito talmente grave, ma talmente grave, che i medici si prendono Matteo, lo portano a terapia intensiva perché la cosa stava degenerando. Maria Lucia, che invece era credente, comincia a cacciare i rosari, arriva suo fratello, anche lui che viveva fuori San Giovanni Rotondo, mette tutti a pregare, ma Antonio, suo marito, ripeto, non era e forse non è ancora tipo da rosario, nonostante il miracolo che ha avuto il figlio, ha fede, ma ha una fede sua particolare, per dire il Signore quanto lascia liberi quelli che credono in lui. Dico, tu sei veramente la quando io lo incontro dico, Antonio, tu sei la testimonianza che l'amore del Signore è libero. E che cosa succede? Che io adesso sorrido perché penso a loro come sono adesso, però immagina la situazione di quel momento. I colleghi di Antonio gli dicono subito che la cosa è grave, perché praticamente nel giro di una nottata i suoi organi, ora io non sono un medico quindi mi scuso per i termini in cui Chiaro, mi esprimo, certamente. Però i suoi organi cominciano a dare segni di malfunzionamento e poi alcuni proprio di funzionalità quasi a zero. A noi ne bastano vitali, bastano 5 organi vitali per essere la fine, a Matteo ne sono andati 9. Quindi la scuola di Maria Lucia si mette già d'accordo per fare sostanzialmente la corona, perché tutti cominciano a pensare che Matteo non ce la potrà fare. Quando questa situazione diventa così, c'è una scena che io racconto nel libro che a me da mamma mi ha distrutto. C'è Antonio dietro un vetro di questa sala dove portano Matteo con un collega di Antonio medico che tenta di fargli questo massaggio cardiaco, perché a un certo punto, tra tutte le altre complicazioni, il cuore di Matteo si era fermato. E c'è Antonio dalla parte del vetro che vede questa cosa e poi dopo questo suo collega che si toglie i guanti e butta i guanti, che è il gesto che i medici fanno per dire quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Ma succede una cosa incredibile, incredibile. A Matteo viene fatta una puntura con una dose di adrenalina che dopo, quando l'hanno scoperto, dice avrebbe ammazzato un cavallo, cioè era troppa, e invece lo rianima. Ma cosa fa Maria Lucia e come c'entra Padre Pio? Maria Lucia dopo la prima notte molla tutto. Dici, ma una madre, quanti che l'hanno criticata, quello che si è sentito dire. Lei ha detto, io non sto qua in ospedale. E dove va? Va al convento di Padre Pio e si piazza lì giorno e notte, fino a che un giorno succede una cosa strana. Questa storia dura 11 giorni e 11 notti. Noi ora la raccontiamo in qualche minuto. Voi immaginate questa epoca. Si innesca una catena di preghiere incredibili, eccetera. Esce dal posto dove all'epoca, nella vecchia chiesa di Santa Maria delle Grazie, c'era il corpo di Padre Pio. E esce questo frate che era l'ultimo tra quelli che avevano vissuto vicino a lui, no? E conoscendo Maria Lucia e conoscendo il dramma, dice basta, smettila di piangere, piuttosto preghiamo che Padre Pio guarisce Matteo, chiede al Signore di guarire Matteo e lui diventa santo. E a quel punto Maria Lucia lì stava uscendo una parolaccia, anche se stava in chiesa, come per dire, cioè io sto perdendo un figlio. E tu pensi alla santità di Padre Pio. E invece dopo 11 giorni succede questa cosa incredibile. Era inverno e c'era la neve, perché Maria Lucia questa cosa la racconta sempre, non si può dimenticare mai che c'era la neve. E dopo 11 giorni lei sente che deve tornare in ospedale. Ma mentre lei sente che deve tornare in ospedale la vanno veramente a chiamare. Vanno a chiamare la madre, la mamma, dall'ospedale. Dall'ospedale, Antonio la manda a chiamare e dice Matteo si è svegliato. Matteo si è svegliato e lei voleva andare a casa per prepararsi così, prende qualcosa, farfuglia, va direttamente in ospedale. Matteo si era svegliato,
tutti hanno detto: guarda, adesso niente, buttiamoci per terra, chi crede ringraziasse Dio, chi non crede ringrazi l'universo, come rimarrà, rimarrà questo bambino, porterà dei danni pazzeschi, irreparabili, cioè, certo. Vi dovete preparare, che non sarà niente più come prima. Matteo si sveglia e chiede il suo gelato preferito, che era questo ghiacciolo alla Coca-Cola, che io mai posso dimenticare, e dopo, quando rimane solo con la mamma, dice: mamma, io ti devo dire una cosa. Dice: Matteo, dimmi. Tu immaginati la gioia di questi genitori, no? Noi abbiamo figli, tu ce l'hai più grande, immaginati la gioia di una madre, di un padre, i pianti, arriva il fratello più grande, gli infermieri, i medici, è un miracolo. Cioè, tutti dicono: è un miracolo. Hanno detto subito. Era evidente da subito. Era evidente da subito che era un miracolo, per la scienza. Per la scienza non era spiegabile. Sì. Non era possibile quello che era successo. E Matteo diceva: mamma, ti devo dire una cosa. Dice: ma sai che in questa giornata che noi ci siamo lasciati, dice: no Matteo, sono stati 11 giorni, 11 notti. Dice: no, no. Dice: ma è stato un giorno, una notte, il tempo che io ho sognato che questo frate, tutto incappucciato, con la barba così, però con un sorriso dolce, un po' burbero, però con un sorriso dolce così, mi ha portato a fare un bel giro. Dice: mi ha portato dove mi avevate portato tu e papà. Lui mi ha portato in volo, mi ha fatto vedere quella ruota gigante dei giochi, che era la ruota panoramica di Roma, dell'Uneur, dove i genitori l'avevano portato poco tempo prima, e lui l'ha riconosciuta. Io sono andato in volo con lui in questo sogno, poi dopo questa ruota così, lui mi ha portato a vedere un ospedale. Dice: là c'era un bambino che però era fermo, era zitto, con gli occhi chiusi, non parlava. E questo frate mi ha detto: ma tu Matteo puoi guarire questo bambino? Io gli ho detto: sì, ma io non so come si fa. E tu, oh, ti faccio vedere io come si fa. Ha steso le mani e ha pregato. E poi io mi sono svegliato dal sogno. E quel bambino era lui? E quel bambino era lui. E con questo miracolo Padre Pio è diventato santo. E Maria, Lucia e Antonio sono vivi, sono vegeti, sono ancora giovani. Matteo è un ragazzo grande, per dire che le cose straordinarie, questa addirittura la santità di Padre Pio, penso che Padre Pio insieme a Sant'Antonio è tra i santi più pregati del mondo, passano attraverso le nostre vite ordinarie. Come dice sempre Maria Lucia: se ci venite a trovare, siamo una famiglia normale che litiga, che si scoccia se c'è traffico, che un giorno si alza bene, un giorno si alza male, un giorno siamo dolci, un giorno siamo amari, come noi, come noi. Che bella storia. Questa, io sono rimasto incantato, come non rimanere anche emozionato da quello... Da una di queste nove storie che tu hai raccontato. Ma ecco, questa, diciamo, questa è un miracolo accertato dalla Chiesa, certo. Marco, quindi siccome tu l'hai nominato, volevo nominarlo. Le altre sono molto più ordinarie, ma non meno... importanti o meno belle. Ecco, non meno belle, assolutamente. Quello che hai detto adesso, no? La luce oltre il buio, quando lo straordinario irrompe nell'ordinario. Questo penso che proprio la dica tutta sulla... No? Sul libro e su quello che raccontiamo. È bello testimoniare queste storie. Tu qui ce lo racconti su questo libro. Io vi invito anche, tra l'altro, se volete acquistarlo, lo possono trovare su... Nelle librerie, quelle che l'hanno ancora, insomma, perché ormai è un po' che è uscito, di Mondadori e Feltrinelli, perché questo è edito da Mondadori PM, questo libro, e oppure ormai insomma, su Amazon, su internet, in ogni modo. Questa è una storia straordinaria e ricca, perché davvero ci fa capire quanto il Signore davvero fa quello che vuole. E è interessante anche la mamma, no? Che la madre dice: non sta col figlio, è una pazza. No, la mamma evidentemente aveva capito proprio qual era l'unica soluzione per il figlio, perché era l'appello veramente al Creatore. Perché pensa che lei diceva questa bellissima preghiera, Marco, che mi ha commosso, perché lei proprio da madre aveva capito che avrebbe dato la sua vita per salvare quella di suo figlio, ma non sarebbe bastato. Ed è andata dall'unico, e nel libro io l'ho scritto, ovviamente, sempre con il loro permesso. Diceva a Padre Pio, tutte quelle notti e quei giorni, diceva: io non ho nessun merito, ma tu, con tutti i tuoi meriti, chiedi a Dio che mi guarisca.
Matteo. E allora io ti darò la mia vita, e veramente Maria Lucia, dopo questa storia di Matteo, a parte che è andato in tutto il mondo a raccontarla, ma la cosa più bella, per dire i frutti delle cose belle, è ha fondato questa associazione che si chiama Il Cireneo, che offre ospitalità gratuita a tutte le persone che possono ospitare, che sono dei malati importanti, che vanno lì a casa sollievo della sofferenza, e che ormai è una rete, diciamo, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Però ecco, il libro non vorrei, come dire, che li portassimo i tuoi telespettatori, i nostri telespettatori in questo momento fuori strada. No. Cioè non è fatto di queste storie di grande santità, è fatto di storie ordinarie. Ripeto, normali, ordinarie, e pensa che questa è, ma l'ho scoperto dopo, questa di Matteo, hai beccato l'unica storia delle nove che non passa da Medjugorje. Perché tutte le altre, no, poi ci mancassero figli così, tutte le altre sono passate in qualche modo da Medjugorje, ma ti devo raccontare questa cosa perché è troppo divertente. Per come sei legata anche a Medjugorje, no? E questa è un'altra cosa che io, diciamo, non importa, ma ho fatto uno speciale che è andato in onda su Mediaset quest'estate per quanto riguarda Medjugorje, ma la cosa divertente è che quando sono andata in giro a presentare il libro, tutti quanti dicevano, vabbè, però poi, perché magari altri se l'erano potuto leggere un po' più attentamente, dicevano, ma questo è un libro che parla di storie di Medjugorje? Dico, no, assolutamente no, vi racconto questa cosa che è vera, che io ogni tanto, mentre scrivevo come una matta la notte, dicevo, ma a me sembra che l'ho già scritto Medjugorje, per dire, no? Oppure ho già scritto la parola Podbrodo. Ho già scritto la parola Križevac, che non è manco facile per noi perché non è la nostra lingua, quindi me l'andavo a rivedere. Quando la casa editrice mi ha detto, guarda, facciamo una cosa, ovviamente avrai un correttore di bozze, però noi vogliamo che prima, essendo tu una giornalista, te le perché io tra le varie condizioni ho detto non ci deve essere una parola che non esca da me, perché se no. E mi rileggo tutte le bozze, sempre di notte. E quindi mi rileggo tutte le storie in fila. 8 storie su 9 sono passate da Medjugorje, parola mia d'onore, non era voluto. È una cosa che è venuta... un fatto concreto. Così, cioè è una cosa che c'è stata, insomma, già a partire dalla prima storia. Allora, la prima e l'ultima storia, che sono la storia di Franco e la storia di Chiara. Chiara Corbella. E Chiara Corbella. E sono delle storie che io volutamente ho scelto per aprire e per chiudere il libro, perché il titolo è stato chiaramente preso da questa trasmissione che andava molto bene, però io ci tenevo molto a che qualcuno gli venisse il dubbio, cioè il miracolo inteso nel senso etimologico del termine è qualcosa che va appunto oltre l'ordinario, perché significa meraviglia, no? Ma non è sempre nel senso che intendiamo noi. Carlo Acutis, che oggi Assisi ricorda e celebra, è un miracolo nel senso umano? C'è stata la guarigione? Non c'è stata. È l'ordinarietà. Carlo è morto, ma questa morte sembra fino ad ora che sia per la vita. E così la storia di Franco e Rosellina, che apre il libro, che è una storia. Ora Franco oggi è veramente un caro amico, perché poi tutto questo frequentarsi, ovviamente, tutto questo parlarsi è evidente, ma diventi amico, ma non per essere così, che le vacanze, che le cose, che mischi le famiglie, mischi la vita, no? Perché queste storie sono fatte della vita. E la storia di Franco e la storia di Chiara, ci sono, di Corbella, ci sono di mezzo due morti. Sì. Quindi il miracolo, dice, perché la metti in un libro che uno chiama la strada dei miracoli, la luce oltre il buio? Perché queste storie hanno fatto luce anche oltre la morte fisica. E quindi io desideravo che il suggello, l'inizio e la fine, mentre tutte in mezzo sono delle storie tutte vere, ma che obiettivamente vanno a finire bene, ma non perché vanno a finire bene, perché piano piano hanno scavato nella vita delle persone. Per esempio, tu parlavi della storia di Maria Emilia, questa bimba che è nata sana, lei veramente non doveva proprio nascere,
È una storia veramente miracolosa, ma che parte da una famiglia, due genitori che si vogliono bene, due genitori giovani, ordinaria napoletana, con due fratellini. Quante volte vi è sentito, vi è capitato di succedere, vi è successo, scusate, di ascoltare, ah, abbiamo due maschietti, spereremmo tanto la femminuccia, anche loro speravano la femminuccia. Maria Emilia arriva nella loro famiglia, però con la notizia di Maria Emilia subito arriva la notizia che Anita è andata a farsi l'ecografia, come tutte le donne quando siamo incinte, eccetera, e subito c'è stato il problema, ma un problema serio, serio, talmente serio che il medico ha detto: guardi signora, cioè, io non so se lei è molto credente, molto cattolica, all'epoca veramente lei e il marito erano due persone così, da messa Natale, messa Pasqua, ogni tanto la domenica con i pasticcini, cioè d'abitudine. Una fede, ma neanche sì, poi, sì. Cioè se capita, quando capita che ti ricordi. E dice no, perché? Dice no, perché questo è un classico caso che anche la Chiesa le consentirebbe, se mai lei fosse credente, di abortire, per quanto era grave la patologia. Cioè Maria Emilia si presentava con delle patologie che erano incompatibili con la vita. Dice quindi magari, che ne so, muore il feto a 6 mesi, a 7 mesi, oppure magari arriva a nascere, nasce con questa apertura totalmente dietro aperta, immaginati no. Che situazione, con dei problemi alla testa, con un liquido dove non doveva stare, nasce, vive un'ora, vive un giorno, non, è incompatibile con la vita, cioè questo ce lo dice, cioè, quindi lei è autorizzata ad abortire, persino dalla Chiesa dice no, guardi, io non ce l'ho il problema di una morale, tra virgolette, o di un credo cattolico o di qualsiasi altra fede, non ce l'ho, però voglio parlare con mio marito. Si mettono là, dice la notte più brutta, più lunga della nostra vita. Immagino. Cosa facciamo, cosa non facciamo, cosa facciamo, cosa non facciamo? Alla fine ne parlano con gli altri fratellini, che per quanto erano grandi rispetto a lei che doveva nascere, erano sempre piccoli, e dicono va bene, ce la teniamo così, com'è, è la nostra sorella, la accogliamo, se verrà, se non verrà la accompagniamo fin dove possiamo, se verrà ce la teniamo così com'è. Quindi è la storia di una famiglia, di una coppia, di una donna, di una bimba ancora da nascere, di una coppia, di una famiglia, che crescono dentro questa storia. Perché poi Anita, voi per disperazione, non c'è niente di male, voi perché non ha trovato nessuno che le potesse riempire il cuore, da cui andare a piangere i suoi momenti di sconforto, man mano che andava a farsi le visite le dicevano nascerà col cervello anacquato, nascerà con la spina bifida, nascerà che non può nascere, ha cominciato ad andare in chiesa, ha cominciato a pregare. Ho sentito questo richiamo. Questo richiamo, ma non c'è niente di male, Marco. No, a volte chiaro. Succede per disperazione, sì, perché sì. Dice, ma chi anzi. Mi vado ad attaccare? Anzi. Ma conoscessi la persona più potente della Terra, ma chi può fare niente per me? Dice, sai, viene il Presidente degli Stati Uniti, invento, sì, sì, e dice, chiaro. Guarda che ti voglio aiutare, ma cosa può fare? Io dico sempre, chi cammina su questa Terra, sì, dove va l'umano bene, finisce, va. No? Esatto. E quindi ha cominciato, e poi anche il marito. E oggi un rosario, e oggi una cosa, e domani così una... Così spontaneamente parte questa storia. Per non sapere cosa fare. Quindi si affidano completamente. Si affidano. Così. E ricevono in dono una statua della Madonna di Medjugorje. Comprata lì, benedetta lì, eccetera, che diventa un po' il cuore della loro casa. Perché io non so quante persone che ci state guardando... avete così sperimentato quando la vita che deve arrivare può scivolare via. È una sensazione... E una donna se lo porta dentro. Quindi, da questa cosa, i genitori di Anita andavano a pregare con loro. E poi qualche amico, e poi il parroco, e poi, e poi, e poi. E aumenta questo cenacolo di preghiera. Questo cenacolo di preghiera. Ma come è finito questo cenacolo di preghiera? Che i fratellini intanto hanno cominciato a cercare una carrozzina che somigliasse a una bicicletta, che non facesse sentire la bimba su una cosa brutta o che aveva una disabilità, perché le hanno detto che se per caso dovesse vivere
è chiaro che avrà il pannolone tutta la vita, certo. È chiaro che sarà sulla sedia a rotelle tutta la vita, quindi hanno cercato la sedia a rotelle che sembrasse una bicicletta rosa per metterci le Barbie, per metterci le bambole, per vivere quello che il Signore avrebbe dato. Ma Maria Emilia quando è nata sana. È nata sana. È nata sana. Aveva una piccolissima cosa che si è aggiustata nel giro di 3 mesi. Io con i miei occhi l'ho vista camminare, è venuta a trovarci nella trasmissione, perché è proprio una delle due storie che è venuta in trasmissione, e loro la chiamano il nostro miracolo. Chiaramente la prima cosa che hanno fatto, l'hanno imbacuccata quando aveva 2 mesi e l'hanno portata sul monte a Međugorje. Ovviamente. A ringraziare. Ovviamente. Ma cosa è successo? Che il miracolo è il miracolo della vita di Maria Emilia, ma il miracolo è anche la vita di una famiglia che ha voluto è cambiata. La vita. Che ha voluto la vita. Che ha voluto la vita, ha dato vita ad altri, perché Anita non si è fermata, fa tuttora i cenacoli di preghiera, lei vive vicino Napoli, insomma. E in questo paese della cintura vesuviana, e quindi da una cosa tante è stata quella luce oltre il buio che tu nominavi prima. Il miracolo che è arrivato non è stato un miracolo così da noccioline, capito, da schioccare le dita, è stata una storia, e tutte le storie del libro sono una storia dentro la storia. Non c'è una persona, compreso Christian che ti ha tanto colpito, che si è alzato dalla carrozzina, invece lui a Međugorje, non c'è una storia che dice: ah, ora m'ammalo, guariscimi, e il giorno dopo mi alzo guarito. Nessuna storia del libro è così, perché io ho cercato di raccontare tutto il che contorno. Cosa questo ha smosso. Poi c'è la storia gioiosa di Marco, che era un ragazzo come siamo stati tutti un po', poi tu soprattutto, no? Che ami la musica, che cantava anche lui, che voleva diventare una rockstar, nel frattempo gestiva le discoteche, che a 20 anni aveva la macchina sportiva, che aveva tanti soldi, quando noi che frequentavamo l'università avevamo i soldi contati della paghetta settimanale, eccetera, eccetera. Lui invece ha cominciato la storia da un grandissimo vuoto, ma prima ancora che arrivasse la depressione, da un vuoto è ripartita la sua storia, cioè questo vuoto che tutte le notti, una notte ha detto: non può essere così la mia vita, ma anni, e questo vuoto poi è diventato qualcosa di fecondo, che si è e oggi lui ha cambiato vita, canta ancora, però canta in un altro modo, che perché bello. Ha fondato un cenacolo, che bello. Sono storie di luce, ecco. Che diciamo bello. Così, sono storie di luce. Noi abbiamo già portato via ai telespettatori di Maria Vision quasi un'ora così, proprio per cambiare. Ma possiamo stare qui tutto il pomeriggio se voi volete, perché cioè, le storie sono straordinarie, Safira, sono bellissime, ma io resto colpito sempre dalla ricchezza, come il Signore lavori, perché da una parte c'è la disperazione, a volte noi, non, nelle due storie che tu ci hai raccontato, si evidenzia questa cosa, rimaniamo davvero sornioni, si dorme, no, fino a che non vieni colpito da qualcosa a volte di importante. Allora in quel momento capisci davvero quali sono le cose vere, le cose dove devi andare, perché la vita, l'istinto della vita esce fuori, la mamma che prega perché non cerca altro, no? E figli, i fratellini che scelgono la vita, no? E loro che non lontani dalla Chiesa, che poi si avvicinano alla preghiera e fondano un cenacolo di preghiera. Io credo che sia proprio questo siano davvero dei miracoli, i veri miracoli che cambiano la rotta delle persone, le coscienze delle persone. Proprio così. E io Marco volevo dirti a questo proposito, non ti volevo interrompere, ma volevo aggiungere che secondo me il fatto che così tanto questo libro è andato in giro, no? E oggi io festeggio con te la 53esima presentazione. Non sarà il libro più letto, tante, anche se è andato molto bene, è andato molto bene. Però dico, sicuramente è il più presentato, perché 53 presentazioni sono tantissime. Io mi sono fatta questa idea, che ha a che vedere proprio con quello che tu stavi dicendo prima. Come mai così tante? Perché secondo me dentro ci sono storie che non sono per uno, cioè nessuna di queste storie è rimasto, come, che ne so,
tu hai ricevi un dono o magari anche un momento difficile, però tutta la storia che si va snocciolando non rimane per il protagonista della storia. Sì. Sono storie che, se io dovessi dare un'immagine, un po' come diceva Madre Teresa, il sassolino che tu butti nel mare, avete presente? Io sono nata al mare, sono cresciuta al mare, quindi per me è un'immagine familiare. Quando ci divertivamo da bambini a buttare il sassolino, poi fa tanti tanti cerchi. Tutte queste storie, nessuno è rimasto solo, anzi, sulla strada del dolore o sulla strada della gioia o sulla strada del vuoto, su quel famoso crinale del prima al dopo, ha trovato, ha trascinato, ha imbarcato un mare di gente, un mare di gente. La storia di Franco, questa la dobbiamo dire, poi dopo chiudiamo, poi però, perché il tempo è importante. Ecco, sì. Mentre tu vedi se è arrivato qualche messaggio, io voglio raccontarvi perché... Allora, prima vediamo il messaggio e poi così interloghiamo un po'. Vedi, abbiamo subito un... Sì, ci hanno scritto... Ma tu non guardavi nulla, tu ti eri incantato a guardare me, scusa. Io ero incantato dai racconti. Cioè, veramente sembrava di... Cioè, io stavo lì No, ma poi sono così belli questi racconti, così pieni di vita, così pieni di significato. Questi non sono... Questi sono alcuni racconti, come tu hai detto, ma quanta ricchezza abbiamo da raccontare, da testimoniare, da portare a conoscenza, che restano nascoste. Questi sono secondo me cose gravi, fra virgolette. Noi abbiamo il dovere di raccontare quello che succede, perché le persone che stanno a casa, ma chiunque, viene a conoscenza di queste storie, poi ha un confronto, ha magari modo di riflessione, magari ha un messaggio personale attraverso tutte queste testimonianze che sono... Ma magari ha anche un conforto, perché in queste storie la cosa bella è che alla fine uno, da un problema che c'aveva, da una malattia, da un lutto, si ritrova circondato, cioè tutta questa comunione, no? Cioè, qualcuno dice che oggi tutto il mondo grida alla comunione, nel senso che si sente il bisogno, che in fondo anche i social, se li guardiamo dall'altra parte, non è altro che questo estremo bisogno, poi usato bene, usato male, usato medio, quello che vogliamo, ma è questo, denunciano questo estremo bisogno che abbiamo dello stare insieme, di sapere che puoi comunicare. Queste storie sono un po' così. Andiamo a leggere quello andiamo che c'hanno... Andiamo a leggere, vai. Oh, allora non sappiamo chi è questa persona. Ecco. Ah, un caro saluto, Safira. Quando stamani Vittorio mi ha segnalato la trasmissione, ho raccolto immediatamente l'invito e, curioso, ho acquistato la versione digitale. Abbiamo un primo frutto. Ottima la scelta di farlo in versione ebook, lo leggerò con molto interesse, non ho ancora avuto modo di leggerlo, ma sicuramente nei prossimi giorni lo farò. Ancora una volta brava, Salvatore ci scrive, ma che meraviglia sentirvi parlare di questi miracoli, di questi segni, la tua splendida semplicità ed umiltà nel raccontare questi racconti. Ancora Salvatore, ecco. Grazie, vedi che come siamo interattivi. Sì, perché ha scritto sei minuti fa, grazie, quindi vedi, questa è una piccola testimonianza di Salvatore che comunque ci dice, andrà ad approfondire queste storie, vedi. Poi abbiamo, ciao Marco, ciao Safiria, complimenti per i bellissimi racconti di vita che ci state regalando. Questo, ciao Michi, ci sta guardando in streaming. Questo è il da mio, è la mia costola. È un tuo fan? Lui è il mio socio musicale, Michele Rosati, ecco. Il maestro Michele Rosati che quindi saluto. Quindi è in casa la streaming. Cosa. Aveva garantito che questa mattina ci avrebbe seguito. Infatti ottimo. Dal profilo grazie, era un Michele. Po' comune. Ciao Michele, è il coautore di Non io ma Dio che abbiamo appena mandato, di Eccomi. E allora ancora, allora grazie per la canzone che ci avete regalato come sigla di questa, di questa nostra chiacchierata. Grazie Michele, grazie. Allora, poi abbiamo, adesso vediamo, un caro saluto a Safiria da Vittorio Bologna, ci chiama da Bologna. Attendo i tuoi prossimi servizi speciali su Medjugorje come solo tu sai fare. Vittorio, io ovviamente concordo in pieno perché Safiria veramente ha questa grande capacità di rendere semplici anche le cose complicate, ma raccontandola con vera passione, si vede che viene dal cuore proprio. Ma io, sai cosa mi viene dal cuore, Marco? Mi viene dal cuore il fatto che più bello della vita non c'è niente, veramente. Guarda che più affascinante della nostra vita non c'è veramente niente. Tu prendi ogni vita e dimmi quale vita che possa sembrare banale,
Io dico sempre che poi quando aprirò un'altra stagione della vita mi metterò con un banchetto da qualche parte a raccogliere storie e a raccontarle, perché non, veramente dopo tante cose, insomma, mi sono occupata di tante cose diverse, ho insegnato tanti anni di economia all'università, tanti anni che faccio questo mestiere. Ora, diciamo, ufficialmente mi occupo di politica, ma devo dire che è più affascinante della vita. Non c'è. No. Poi che uno la possa raccontare facile o difficile, questi poi fa parte dei doni che insomma il Signore ci dà, non abbiamo nessun merito. I dati sono evidenti. Non abbiamo nessun merito. Evidentissimi. E poi c'è una storia che però ha a che fare con Assisi che te la devo raccontare. Sì. Adesso se volete scrivere ancora mandateci altri messaggi, noi stiamo ancora promettiamo che tra 3-4 minuti chiudiamo tutto e non chiudete dopo che noi chiudiamo, perché anche la sigla di chiusura è stata scelta per darvi un bel buon pranzo di quelli energici. Sì, che poi la sigla finale è dei nostri cari amici che ci guardano adesso, che è Antonello del cantiere Kairos, ma anche altri ragazzi. Antonello, Giuseppe, tutti gli amici. Anime belle, simpatiche, con tutto il calore del sud che... Del cantiere. Ma un giorno io le racconterò le vostre storie, un giorno le racconterò. Siccome però siamo ad Assisi, allora mi piace tantissimo raccontarvi la prima storia del libro, perché riguarda la storia di Franco, che ti do questo piccolo scoop, ufficialmente diventerà cittadino onorario di Assisi e prenderà la targa, tutta la cerimonia in comune Franco Mazzola, perché festeggia i suoi 40 anni di pellegrinaggio ad Assisi. Ma ovviamente non è venuto solo lui, perché era troppo facile, ha portato i pullman e tutti gli anni porta i pullman. Quindi pellegrini. Pellegrini, certo, ovviamente, siciliani ovviamente. Da Palermo, e io ho voluto aprire il libro con la sua storia. È una storia legata a due posti che tu non conosci, uno è Assisi e l'altro è Medjugorje. Sì, pochino. Sono due posti che non ti dicono nulla. Di sfuggita. E la storia di Franco è veramente una storia, cerco di sintetizzarla proprio al massimo. Siamo negli anni 90, quando diciamo Falcone, Borsellino, Palermo, caldo, 10 di settembre. E succede questa cosa del 10 settembre del 1990. Intanto non posso dimenticare la data, perché l'11 settembre, prima delle Torri Gemelle, era già stato il mio compleanno, prima delle Torri Gemelle, perché sono nata prima del 2011. Il giorno del nostro matrimonio, con mio e Laura. Ecco, quindi vedi. 99. Invece nel 90 Franco si trova in questa Palermo caldissima, quando ancora non c'erano i telefonini, eccetera, a ricevere una telefonata nell'ufficio dove lavorava del comune. Era tornato dalle vacanze, sposato con due bimbe piccole e con questa moglie Rosellina, lo chiamano, come si chiamava prima, da un corridoio all'altro: Franco, devi venire al telefono, quello chiama quell'altro, alla fine tre persone lo chiamano, corre per il corridoio, che succede? Tua madre sta male, guarda Franco, un'emergenza, così arriva al telefono: Franco, tua mamma sta male, devi andare a casa. Lui prende la sua Panda, senza aria condizionata, con questi finestrini aperti, quindi io l'ho raccontato anche per immaginarci la scena. Di come poi questo ventennio in realtà, Marco, ha cambiato tutto, no? Perché i cellulari, l'aria condizionata, hanno cambiato le nostre vite, no? Il cellulare ha già cambiato la nostra vita, tutto. Lui quindi arriva senza, come faremmo noi adesso, prendi telefono, il messaggio al semaforo, pronto, che è successo, chiama, fai la videochiamata, no. Lui arriva solo, con la sua angoscia per sua madre, arriva sotto casa e vede una marea di macchine già, ma soprattutto vede l'ambulanza in funzione. Però vede una scena che lo gela. Perché sua mamma, ottantenne, era affacciata al balcone di casa sua. E non capiva. Dice: scusa, ma se mi hanno detto che sta male mia mamma per farmi venire a casa e mia mamma sta come un fuso dritta sul balcone, chi sta male? Arriva dentro casa sua, facendo le scale, immaginiamo come, apre la porta e trova una nuvola di gente, i medici, sua moglie Rosellina incinta del loro terzo figlio, Francesco si doveva chiamare perché era, già sapevano che era maschio e loro sono legatissimi ad Assisi da sempre, riversa sul divano morta, 38 anni, morta lei, morto Francesco.
Ora Franco, a differenza di altre persone di cui abbiamo parlato, protagonisti di queste storie del libro, era una persona non solo credente, ma che faceva già una vita affondata in Cristo, nei sacramenti, era già ministro dell'Eucaristia. Quindi io ho cercato nel libro di, malamente, per come possono le pagine di un libro, raccontare il suo dolore, il suo sconcerto, ma anche raccontare quel dolore che viene dal sentirsi traditi da quel Dio di cui lui si sentiva amico. Dolore immenso per la perdita della moglie, dolore immenso per questo figlio che aspettavano e tradimento immenso da quel Dio che lui pensava, dice, sono amico, no? E uno si pensa sempre un po' che se sei amico di Dio sei anche un po' protetto, è umano pensare questo. Quindi Franco sprofonda in un mare di dolore, in un mare di solitudine, lasciato da quello che pensava che era la roccia della sua vita, il Signore. Una persona, sacerdote che gli voleva molto bene, il giorno dopo questo lutto drammatico, gli dice una frase che lo fa sbottare, gli dice: Franco, fino ad oggi tu hai servito il Signore in una coppa d'argento, da oggi poi lo servirai in una d'oro. Lui non ci vede più, sbotta e la cosa rimane là. Chi lo salva? Direi tu, l'unico che salva, certo, ma di chi si serve? Si serve dell'amore che si scatena intorno a questa situazione. Il parroco che diventa praticamente, si piazza a casa sua, li cucina, li portava le figlie a scuola. Lui mi ha detto così o così, ho scritto nel libro, li diventa madre, sorella, badante, donna delle pulizie, cioè li si piazza lì, padre, fa tutto e lo accudisce perché lui era tramortito. Immaginatevi con due bambine che si svegliano la notte urlando per essere portate dalla mamma e lui le portava, dice guarda mamma sta qui davanti al cancello del cimitero chiuso. Cioè sono cose che noi ora raccontiamo così, però chi ci ascolta, chi ci guarda, ecco. E proprio a proposito di Franco, ho scritto questi dolori, ha diritto a raccontarli soltanto chi. Però c'è qualcuno che è più grande. Qualcuno che è più grande. La moglie di Franco, prima di andarsene, Rosellina, che veniva anche lei qui ad Assisi, aveva sognato questa Madonna, in un pellegrinaggio a Medjugorje, aveva sognato questa Madonna fatta in un certo modo preciso, un po' diversa da come noi siamo abituati a vedere la Madonna col bambino, che è la classica Madonna delle Grazie che lo tiene in braccio. Una Madonna che porgeva il bambino al mondo, cioè lo teneva in braccio porgendolo. Ha fatto questo sogno e poi aveva questo desiderio nel cuore che loro potessero così radunare degli amici per la preghiera. In questo dolore Franco pensa, ma non pensa tanto perché passa dal 10 settembre al 1 di gennaio del 91. Franco è già a fare il Capodanno con le sue bambine, questo parroco e qualche altro amico su un terreno che all'epoca era una discarica sopra Palermo, che esiste ancora, cioè se andate voi trovate lì un posto dove ora è nata un luogo di preghiera che si chiama Oasi della Speranza. Quindi quello che io vi racconto poi è diventato qualcosa che ora c'ha i muri, che ora c'ha le statue, che ora soprattutto c'ha tanta gente che prega. Questa è la cosa più bella. Dice, ma facciamo qua, però facciamo presto, facciamo entro 6 mesi. Ma che fai entro 6 mesi? Quelli ridevano tutti, dice, scusa, qua c'è l'immondizia, che cosa vuoi fare qua? Dice, no, facciamo una cappellina, anche piccola. E allora io mi sono ricordata che per Franco succede questa cosa che io ho trovato qui ad Assisi, scritta in un altro posto che tu non conosci, da un frate, nello studio di un frate di Santa Maria degli Angeli. C'è scritto così: nel momento in cui una persona si impegna con tutta se stessa, anche la provvidenza si mobilita, accorrono in suo aiuto mille cose diverse che altrimenti non sarebbero accadute.
un fiume di avvenimenti sgorga da quella decisione, producendo eventi e incontri imprevisti e fornendo assistenza materiale che nessuno si sarebbe mai aspettato. Nutro un profondo rispetto per i versi di Goethe. Ciò che sai fare o sogni di poter fare, inizialo. L'audacia ha in sé genio, potenza e magia. Questo io, Safiria, avevo trovato nello studio di un frate di Assisi e mi era sembrato perfetto per quello che è successo a Franco, perché Franco quel giorno dice una pazzia e da quel giorno si mette in mare un fiume di aiuti, di avvenimenti, di persone, di provvidenza e alla fine persino i soldi di questa statua che Franco ha cercato disperatamente che corrispondesse al sogno della moglie costava i soldi che erano rimasti dalle donazioni per il funerale. Beh. E nasce questa piccola cappellina che diventerà poi l'oasi della speranza, dove si venera la regina della speranza, gemellato con Medjugorje. Ma siccome c'è qualcuno che è più grande, dici, ma Franco è rimasto da solo con due figlie? No, però se non ci credete, perché io mi rendo conto che raccontarle così, dice Safiria, c'è da raccontare le favole. No. Lui portava le figlie alla tomba della loro mamma, a distanza di, diciamo nei cimiteri, no? A distanza di poche lapidi c'era un'altra famiglia composta al contrario, con due bambine piccole, una mamma sola che andava a trovare suo marito appena morto per una malattia. Questa donna si chiama anche lei Rosa e loro si vedevano domenica dopo domenica a portare i fiori. Poi qualche volta si sono incontrati in parrocchia. E Franco dice, ma a un certo punto questo sentimento, era già passato un anno, chiaro, così, questo sentimento stava diventando anche perché anche lei è molto credente, si incontravano con le bimbe, forse questa situazione gli aveva fatto sognare la possibilità di un nuovo inizio. Dice, però non è che sei vedovo con due bambine piccole, credente come lo era Franco e lo è tornato ad essere, di una donna ugualmente giovane, rimasta vedova, come ti comporti? Dice, io le ho proposto di andare a prendere un gelato. Dice, lei ha detto, ma pensiamoci un po', così, senza essere mai usciti da soli, mai. E loro si guardavano, qualche volta in chiesa si incrociavano con le bambine, se non che una delle loro figlie, cioè una figlia dell'uno e una figlia dell'altro, qualche volta giocavano insieme perché andavano nello stesso edificio scolastico. Allora dopo un po' di mesi dice, guarda, dice lei, io ti faccio una proposta semplice, noi ci andiamo a prendere un gelato, ma non io e te, noi ci andiamo a prendere un gelato con le nostre figlie. Con le figlie? Se loro la prendono bene, sarà quello il segno del Signore che possiamo così prenderla bene anche noi. Prenderla bene anche noi. Cioè, una cosa che uno la racconta al 12 di ottobre 2019, dice, ma questi sono sbalvolati. Cioè, io quando sentivo la storia, dico, questi sono sbalvolati. Poi ero là attonita, perché, cercando di prendere appunti, dico, scusa, quindi ora per non farmi i fatti vostri, non vi siete mai baciati? Dice, no. Io ci siamo visti così, abbiamo preso questo gelato, è stato allegrissima questa cosa, le bambine subito hanno giocato, così, dice, noi abbiamo cominciato a uscire sempre con le bambine. Dico, ah, dico, quindi questo fidanzamento, diciamo, non si è articolato proprio come i giorni nostri, no. È partito da sotto. È partito da solo, ma è rimasto in questa castità che oggi fa quasi sorridere. Sì. Da loro che erano già adulti, sposati, eccetera. Dice, guarda, dopo un po' di mesi abbiamo detto, qua o facciamo una pazzia in Cristo, o se no le cose vanno a male. Perché? Perché giustamente immaginatevi la situazione, comunque c'erano delle famiglie dietro le spalle, chiaro, anche la famiglia di Rosellina, che comunque ovviamente nella sofferenza dice, ah, tu frequenti un'altra, ti sei fidanzato con un'altra. Lei, Rosa, che certamente non voleva neanche fare la figura dell'amante o di quella che... Dopo 6 mesi, perfetto, ci sposiamo.
dico, che, no, dico ma almeno vi siete baciati prima di sposarmi? No, no, ho fatto tutto dopo, tutto dopo. Una scelta forte, coraggiosa. E di forte, fede. Coraggiosa, ma totalmente nel Signore. Si sono sposati, l'anno scorso loro hanno festeggiato 25 anni di matrimonio celebrato all'Oasi della Speranza. Sono già 25 anni. Quindi poi è una storia insomma che... E io poi ho raccontato, perché io ho scritto da una rosa recisa a un roseto fiorito. Bello. Perché è vero che Rosellina se n'è andata umanamente, però i frutti che ha portato oggi, ogni 24 del mese, sabato Franco riunisce centinaia, non decine di persone a pregare lì. Perciò il roseto è fiorito, continua a portare persone ad Assisi, e perciò che riceverà questo riconoscimento, continua a portare persone a Međugorje, soprattutto continua a far crescere la sua famiglia, oggi Franco è nonno. E io a un certo punto devo dire che l'unico momento che mi ha tolto veramente il fiato, e veramente a brividi mentre me lo ricordo, che lui mi ha portato nella casa dove ora vive la figlia con i suoi figli, perché Mariella adesso 36-37 anni, quindi ha i figli a sua volta, e vive nella casa dove vivevano loro quando è successo tutto. E quando siamo entrati, lui mi ha detto: il divano è là, era là. E ora dove c'è il divano c'era la porta da calcio di un bimbo che avrà poco meno del mio, insomma, e giocava. E allora io ho scritto, finivo così: eppure ancora oggi, dopo tanti e tanti anni, capita che Franco entri nella casa che ha regalato a Mariella, quella dove viveva con la sua prima rosa, e per un attimo i suoi occhi, dietro le lenti, diventano ancora lucidi. Solo qualcuno lo nota, quando si butta tra le braccia dei nipoti e rivede le scene della sua vita di tanti anni fa. Lì, dove ora c'è la porta da calcio, prima c'era puntini puntini. E allora forse è vero che, come ha scritto qualcuno, Dio non ha promesso giorni senza dolore, non ha promesso la gioia senza tristezza, non ha promesso il sole senza pioggia, ma ha promesso la forza per ogni giorno, la consolazione per ogni lacrima e la luce per illuminarci la vita. Che meraviglia, Safiria. Oggi ma ci hai trasportato veramente, ci hai fatto assaggiare il paradiso davvero, perché queste storie sono così belle, così, così grandi, così alte, così misteriose anche. Eppure così semplici, la straordinarietà nella ordinarietà. È incredibile, bellissimo tutto quello che abbiamo vissuto, che ci vorrebbe non solo una puntata per ognuna, davvero, perché... Torniamo, dai. La promessa. Torniamo. È una promessa che ci fai, perché se... Torniamo, ci inventiamo un'altra cosa che torniamo ancora. Noi facciamo così, che se sei d'accordo, sì? Chiudiamo leggendo qualche messaggio che... Sì, vediamo se abbiamo... Ci ha... Intanto qualcosa, se è arrivato già qualcos'altro, vediamo se chi ci ha scritto... Sì... Ancora, grazie per la bella trasmissione e la spontaneità di Safiria. Tanto che si vede come si commuove nel raccontare, vista e trapelata questa cosa. Hai proprio un gran cuore, Safiria. Dio ti benedica. E è sempre Salvatore che ci saluta. Bene. Sì, poi abbiamo un'altra persona, che è Vittorio. Racconti commoventi i tuoi, Safiria. E in effetti vedo che ti stai commuovendo, sono accorti tutti, Safiria, che diciamo ti stai commuovendo. Insomma, ecco, quando mi ricordo di quando loro me l'hanno raccontato e mi hanno portato sui luoghi della loro vita, lì capisci che qualcuno ti sta, diciamo, mettendo nelle tue mani un pezzo della sua vita, che poi per te diventeranno le pagine di un libro. Però io ho sempre avuto presente, nelle 6 settimane che ho impiegato a scrivere questo libro, e proprio perché le storie erano già pronte, quindi poi a scriverlo ho impiegato 6 settimane, e ho sempre avuto presente che queste sono completamente delle storie, come direbbe oggi Papa Francesco, di carne. Io quando glielo sento dire, dico, io lo dicevo da prima di averlo ascoltato da lui, perché mi è proprio capitato, quando una persona ti racconta delle cose che sono costate il suo sangue, le sue lacrime,
e tu, diciamo, sei, ci devi entrare, devi avere il coraggio di entrarci. Io non mi vergogno a dire che su tante di queste storie, per non dire tutte, mentre le ho scritte, e se ne sono accorti, ho pianto. Chi ci ha seguito in questo momento si è accorto di quanto, ma penso che sia umano e naturale. Sì, penso anche che sia il mio personale, diciamo, nascosto, perché poi questo, insomma, non quasi mai uscito fuori questo, però sia proprio il tributo e sia anche quello che uno deve mettere in conto. Tu non puoi pensare di raccontare una vita senza mischiare. È la vita. Appunto. È la vita. Quindi poi sono diventate anche le mie, ormai me le porto dietro. Poi io aggiungo, Safiria non lo dirà mai, ma lo dico io aggiungo che Safiria, oltre ad essere una grande professionista, quella che sei, ma riesci davvero a stare con discrezione, a prendere i racconti con grande delicatezza, con grande attenzione, con grande rispetto nella tua professionalità, ma poi ovviamente, come hai detto, ne resti colpita perché sono le storie della vita, e questa è una cosa straordinaria. E noi, d'altra parte, io da quando ti ho conosciuto, dalla prima puntata, non seguivo le champion per seguire Safiria a casa. Che è tutto dire. Eravamo tutti in fila lì davanti alla televisione a aspettare la tua, anche i miei genitori, tutti quanti, ad aspettare quella domenica, perché era bellissima. Ma il tuo modo di raccontarlo davvero è straordinario, perché ci ha immerso in queste storie piene di mistero, piene di fede, piene di vita vissuta. E questo è un grande, è qualcosa di importante che noi dobbiamo portare avanti. Voi avete questa opportunità, quindi lasciamoci con questa promessa che te la faccio io fare a te, che su Maria Vision i telespettatori vedranno sempre più storie di luce. Con l'aiuto, ovviamente, questo è il nostro DNA, lo faremo, perché no, come sapete la nostra è una televisione di evangelizzazione, ma quindi queste storie le andremo a cercare anche con l'aiuto di chi, come Safiria, ovviamente sa fare. Abbiamo ancora gli ultimi saluti e poi davvero vi lasciamo. Un saluto a Safiria, che bello averti conosciuta, a Giampiglieri. Non so chi sia questo signore, perché non si è firmato, però insomma lo prendiamo. Giampiglieri è una, appunto, delle storie che io racconto nel libro, una delle storie di vita anche questa, perché è lì e chiunque può constatare con i suoi occhi un posto, diciamo, di una casa dove sono successe cose straordinarie, dove c'è questa signora che si chiama Pina. E quindi è un posto anche lì pieno di mistero. Poi sarà chiaramente la chiesa a dover discernere, certo, perché quando parliamo di storie di vita privata possiamo, come dire, prenderla come vogliamo, prendere i racconti, anche se Cristian è in piedi, con 11 anni di SLA alle spalle, Cristian è in dato piedi, di fatto. Quello è un dato di fatto. Poi quando ci sono dei fenomeni che sono destinati anche al pubblico, è doveroso avere questo rispetto. Io sono andata, ho visto, ho raccontato, e ho visto i segni che ci sono ai muri e che ci sono tuttora lì a Giampiglieri, appunto nella casa di Pina Micali. Poi sta alla chiesa, diciamo, fare le dovute verifiche. Assolutamente, noi facciamo il nostro mestiere piccolo, diciamo, di giornalisti. Per me non è cantastorie, è cantavita, diciamo, dovrebbe essere la nostra missione, chiamiamola cantavita, così. Bella questa. Abbiamo quest'ultimo Marco, saluto. Grazie, vai. Grazie Safiria per aver raccontato queste storie. Danno a chi li ascolta un messaggio di speranza, e chi ci scrive è Orietta da Roma. Grazie. Beh, Orietta, per questa tua presenza insieme a noi. Ci fa piacere che molte persone siano state insieme a noi, ci hanno seguito e hanno gustato oggi questa tua presenza. Io, che dire, siamo veramente, abbiamo curato un pochino. Solo qui ce lo potevamo permettere, e ce lo siamo permesso, solo qui potevamo. Abbiamo Ottimo. Fatto tardare il pranzo anche a Cristian e Juan Pablo, che sono dietro la regia. Che, grazie, anzi. I ragazzi che, ecco, che lavorano con noi, perché dall'altra parte abbiamo, certo, questi fratelli che sono con noi e partecipano in quello che noi stiamo facendo. Siamo andati lunghi, ma non ce ne siamo accorti. Non ce ne siamo Speriamo accorti. Che anche a casa. Io credo che a casa sia stata una bella esperienza quella di oggi. Invitiamo ancora te, Safiria, a tornare qui a Maria Visione, perché, grazie, tu sei a casa.
tu lo sai che qui sei a casa. E mi ci avete fatto sentire, quindi vi ringrazio, Marco. E noi vogliamo continuare a farti sentire a casa, ma anche perché le storie che tu porti qui nella nostra televisione sono storie che aiutano le persone che ci seguono ad arricchirsi, sono testimonianze, storie di vita vissute, quindi noi abbiamo il dovere di farvele conoscere. Safiria, grazie di cuore. Grazie a te, grazie davvero. Adesso sul finale mi sono sciolto sul finale. Ma non è vero. Ero teso. Vabbè, allora facciamo che la prossima volta io intervisto te, così dovrai essere sciolto per forza, perché anche Marco ha una storia da raccontarvi e anche io ho una storia nascosta da raccontarvi di Marco. Quando ancora non ci conoscevamo, ma conoscevo la sua canzone, eccetera, eccetera. Ma i figli della vita sono tanti. Grazie davvero. Grazie. E allora possiamo dire buon pranzo a chi ci ha seguito fino ad ora, buon tutto se manderete poi in replica questa cosa, replica, quindi comunque vale sempre, è una cosa che vale a tutte le ore. Assolutamente. No? La vita è sempre finché ci siamo e anche dopo. Assolutamente. Grazie Safiria, grazie quindi a tutti voi che ci avete seguito qui a Marivision e vi diamo appuntamento ancora con la programmazione di Marivision. Vi ricordo che oggi pomeriggio alle ore 18 in diretta ci collegheremo direttamente dal Santuario della Spogliazione e vivremo la Santa Messa della Salita al Cielo del nostro venerabile Carlo Acutis. Anche questo è un appuntamento importante che ci racconta, come adesso Safiria ci ha illustrato benissimo col suo libro, La ordinarietà, la straordinarietà nella ordinarietà della vita di Carlo, questo giovane che voi ben conoscete. Quindi vi invitiamo a restare alle 18 in diretta collegati qui su Maria Vision. Grazie a tutti, grazie Safiria. E ora la sigla. E adesso giustamente. E vi ricordiamo di andare un passo oltre. Un passo oltre degli amici del cantiere Kairos. Grazie a tutti e buon pomeriggio. Grazie, grazie Marco. Giorno perché esiste la notte, la presenza del tuo amore, il calore di chi mi accoglie, la conferma del tuo esserci è in questo cielo, fuori e dentro me. Al di là di ogni montagna, al di là di ogni difficoltà, precipitando, e forse quella mano che accetta il tuo aiuto, perché soltanto il seme che si lascerà morire è quello che ci darà frutto.